è arrivato il pacco da giù. Però non è che ci stanno dentro tipo la soppressata, l'anduia, stanno i botti, cioè, quindi vabbè, accontentiamo. Vediamo che ci stava. Raga, sto pacchettino ce l'ha mandato Salvatore da Surprise Fireworks. In pratica è un negozio che sta giù in Calabria. Adesso vi metto qui sotto, diciamo, l'indirizzo, il numero di telefono se volete chiedere informazioni, che trattano tutta materiale libera vendita, quindi P1, F2, F1, T1, tutte categorie, insomma, che possono acquistare tutti quanti, basta la maggiore età. Loro fanno eventi, compleanni, spettacoli. Ragazzi, se avete qualche domanda potete chiedere benissimo a loro. Adesso vediamo che prodotti ci ha mandato in questa surprise. No, vabbè, lasciamo stare. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Come al solito abbiamo aperto il pacchettino al contrario per non sbagliare mai. Allora, si avvicini, prego. Ah, allora, troviamo all'interno un po' di tutto. Abbiamo batterie, petardi, questo facciamo così. Oh. Questi Super Magnum di Razzi Group che non abbiamo mai provato, però li proviamo, insomma, ce li ha mandati apposta. Questa bellissima fontana Re della Foresta di Magic Fire, della Magic Fire. Altra fontana, Grande Festa, sempre Magic Fire. Oh, le farfalle, le farfallone, i vampiro della Levi. Queste sono belle, non so male. Sì. A seguire, sempre a Levi, i monocolpo XXL Thunder, che anche questi li abbiamo provati, ma li riproviamo, non è assolutamente un problema. Questi sono belli, questi sono calibro 3, 30 mm. Batteria Gold Dragon, Butterfly 49 colpi, tubo 20. Andiamo a provare anche questa. Mazza, 4 etti questa fa, ragazzi. Sì, qua abbiamo sempre a Levi, sì, sempre a Levi, anche un altro prodotto a Levi, una 16 colpi Fireworks World. Vabbè, l'inglese mio non è che sia perfetto, diciamo, io ci provo, però ho un prodotto di Blasio, questi li abbiamo portati anche sul video di qualche giorno fa. Sono bellissimi petardi di Blasio Helio da 0,30 grammi. Questo per me è una novità, il Raudo Alba dell'Arpi, però questa qui dovrebbe essere la versione dei scorsi anni, perché quella di quest'anno è cambiata. Infatti, se andiamo a aprirli, vediamo un po', già come immaginavo, sono rossi, invece quelli nuovi di quest'anno dovrebbero essere gialli, ancora non li ho provati, però proviamo quelli vecchi e proveremo quelli nuovi. Anche questi qui, questi li conosco benissimo io, perché in questi anni ne avrò comprate, non so se un centinaio di scatole. Fiesta Alba, raga, questi intramontabili, un bel miccione verde, 0,15, questi regali conosciamo bene. E poi il nostro Salvatore, che ci ha salvato in tutti i sensi, ci ha mandato i fischi a botto di Allevi. Razzetto, vabbè raga, non mi fate leggere qua sotto, tanto non riesco. E per chiudere una bella Kalashnikov, mitraglia a 200 colpi. Le mitraglie, queste 10, 15, 20 pacchi a Capodanno ci devono stare, e noi le dobbiamo prendere ancora, tutte queste lunghe così. Allora, rimettiamo nello scatolone. A breve sta facendo notte, cioè a breve manca poco, mezz'oretta è notte, e andiamo a provare questi bellissimi prodotti del nostro Salvatore. Mo spariamo anche noi. Si sentono i botti, Fe? Fa un po'. Guarda il nostro carico. Tanto è tutto registrato. Ragazzi, raga, la notte è arrivata, possiamo sparare. Wow. Allora, con che vogliamo partire? Facciamo qualche libellulina subito della nostra bellissima Allevi? Sì. Allora, all'interno abbiamo 6 pezzi. Mi piacciono i colori. Ma sei belle, sì. Pure le micce, guarda che fighe, belle chiare. 6 pezzi. Allora, partiamo. Bella. Wow. Non so belle, cioè non so. Non so belle. Non so brutte, sono belle. Facciamone un'altra, magari la riprendo in prima persona io. Raga, farfalle belle belle. Allora, passiamo. La prossima volta la accendo io. Accendila tu. Tiè. Ok. la mia è più bella, La tua è venuta molto meglio, vai. Seguiamo, che vogliamo sparare? Sì. Prendi qualche petardo, dai. Vai, prendilo allora, te. Questi già li conosciamo. Vediamo i Raudo Alba, che non li ho mai provati. Questi sono da 0,15 grammi, ragazzi, produzione Arpi. Il nostro Salvatore ha fatto una bella scelta a metterli nel pacchettino. Ci ha fatto una bella sorpresa. Prendiamone qualcuno. Distanza di sicurezza 8 metri. Beh, bel colpo, bello netto.
Proviamone due, tre insieme. Il terzo ha fatto cilecca. Però vabbè. No, ma sicuramente l'hai mandato, no, mandato in qualche parte bagnata, in qualche pozzanghera. Sicuro. Allora, io direi di provare questa bella fontana. Re della foresta. Vediamo quanta di grammatura. Allora, 113 grammi su questa. Effettivamente è bella pesante. Un etto di polvere su una fontana non è poco, eh. Allora, la prepariamo. Re della foresta. Magic Fire. Che dire, raga, non male. Non alzava tantissimo, però è durata abbastanza. Ha cambiato effetti 4-5 volte. Ci sta, ha fatto cracker, punte colorate. Ha fatto pure qualche sbruffo alto, tipo 2 metri e mezzo, una cosa del genere. Non è manco tanto calda, quindi pure sicura. Ci sta, promossa a pieno. Allora, famosa un altro di questi, va? Già che ci stiamo, dai. Intanto prendi i razzetti io. Ma bussano, dai, oh, per essere a 0,15 grammi sono abbastanza buoni. Allora, razzetti a levi, non ho visto quant'hanno al pezzo. 0,4 non è male, oh. Allora, mettiamolo qui. Rampa di lancio. Oh, bel colpetto, eh. Sì, rifanne un altro. Per forza. Non penso di averlo ripreso bene questo. Oh. Oh. Ecco. Questo funziona meglio. Allora, rampa di lancio, qua però. Oh, questo è salito parecchio, ha fatto 10 metri, eh. Fammi in altri 2-3, va. Vabbè, ragazzi, fischi a botto, cioè, non si fanno spara singoli, se no spara tutti insieme a mucchio, no? Allora, speriamo che partono. Siamo pronti? Vai. Ecco. Allora, queste le abbiamo provate, facciamone un'altra. Queste sono belle, a me le farfalle mi fanno impazzire. Per me. Ma devo trovare girando, le parlavamo su un gruppo Telegram, tra l'altro, raga, entrate nel gruppo Telegram. Che a me le girando mi fanno impazzire, ma difficilmente si trovano. Però quando le trovo le porto sicuro. La cosa bella saranno a raccogliere i cartoccetti dopo finito il video. Quella è la parte più divertente. Voglio provare questi qua della Levi o la batteria della Levi, decidi, monocolpo o batteria? Prima è monocolpo, dai, poi la batteria. Questi sono belli, eh? Sì, sì. Questo è un grande prodotto, raga.
Questi abbiamo già provati, portano la bellezza di 17 grammi al pezzo. Sono molto belli. Questo conviene ti allontani un po', eh? Ovvio. E se non prendo? Verrò licenziata. Quanto aprono, eh? No, devo allontanarmi di più, però l'ho preso. No, dai, non mi dico così. Allora ne facciamo un altro, va. Vediamo quest'altro. Vai. Come tu intanto ti allontani. Io sto camminando all'indietro, vuole essere un caso. Per riprendere Federico. Ah no, Polverin, è vero, scorto. Questi sono belli veri, oh. Questi sì. Ma tu ci hai fatto caso che ci sta un drone che al momento lo tiriamo giù? Non è un drone, è un aereo, Federico. Ma come è un aereo? È un aereo. Porco Giuda, sembrava un drone, oh. È basso, sicuramente l'ha visto. I nostri aerei, droni, satelliti, ti ricordi l'altra volta? Andiamo a vedere che ci manca da provare, va. Cioè, ma chi è che non piacciono i fogli, raga? Boh. Vediamo sti Super Magnum. Super Magnum Razzi Group. Questi portano? Non c'è scritto sull'articolo quanto portano? Ci sarà un totale. 15,015 su 20 pezzi sono 3 grammi nella confezione. Vediamo un po'. Quasi un po' più fiacco di un Fiesta Alba che abbiamo qui tra l'altro. Tiriamone altri due. Oggi faccio ciliegia. Secondo me perché di là è bagnato, Fe. Non ritira più di là. Li tiro qua, va. Sì, proviamo. Facciamone altri due. Di là trovi il bagnato. 8 metri. Vedi? Sì, qua somigliano, eh. La distanza è giusta per questi, sono 8-10 metri. Sono perfetti a sta distanza. Allora, io direi alla batteria. Questa qui, la 16 dall'Allevio o la 49 di Gold Dragon? No, questa piccola, dai, poi la 16 Allevi. Allora, questa qua porta 100 grammi, pari 104. Allora, blisterata ovviamente, PVC, blisterata, l'ho detto, PVC. Allora, scartiamola. I prodotti in PVC le sono comodi e sono sicuri. Le pirotecniche li utilizzano molto perché, questa è una piccola lezione che vi faccio io, in pratica ogni negozio, il suo bunker dove tieni i prodotti, può avere un massimo di chilo netto sul totale. Avendo i prodotti PVC, se questa batteria pesa 2 etti, raffigura come un etto. Grandi linee, correggetemi se sbaglio. Allora, scartiamo la miccia di accensione, questa ha un'unica miccia, e me la vado a posizionare, la signora intanto si allontana. Arrivato. Vai lì giù. Questa bella camminata mi faccio oggi. Questa è bella. Sei ancora vivo? Guarda, Fede, un altro drone, Fede. Un altro drone. Ma è un aereo, eh. Come prima. Prima sono sbagliato. Raga, l'ho riportata questa qua. Questa, l'ho riportata per far vedere. Questa qua è pressata. Infatti, le batterie piccoline, generalmente quelle pressate, lì per lì salgono di più. Poi la roba a levi a me mi è sempre piaciuta. Fa dei bellissimi effetti. Oh, saliva tanto per essere una 16 così bassa, lo sai? Sì. Ammazza, centrata tutta? Sì. Vabbè. Allora, vedete che c'è rimasto? Vediamo un po'. Famo quest'ultimina libella. 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 Oggi non ce la fa a parlare. Oggi zero. Andiamo colpa al freddo. Sì. Come già detto, io devo scavalcare la rete per andare a riprendere. Non può mai venire qua. Invece è caduta qua. Raga, ci manca. La 49. Questi qua. La mitraglia, la vedete?
queste fontane e i Litter Cobra 2. Ma tutta questa roba qua la vedete nella seconda parte, nel prossimo video. Ciao belli.